Siamo. Allora, vabbè, glielo dici. Allora, prima commissione sì, di controllo, prima commissione conciliare. Giovedì 21 aprile ore 18 siamo nella sala Gino Biasci, per cui ci vediamo tutti in faccia, meno male. C'è qualche assente, Zarama ha chiamato che stava arrivando ma era sempre per la strada, faceva di tutto per arrivare e non c'è Conversano. E poi c'è la delega di Trapani per Zerfoni, per cui la delibera oggi in esposizione, in illustrazione, la votazione la faremo quest'altra volta perché ci sono tutte queste deleghe, così almeno risolviamo tutto. E riduzione della perimetrazione del vincolo inevitabilità del cimitero di Oratorio di Pisa, ai sensi della legge nazionale 166-2002, proposta del Consiglio numero 16 dell'8-4-2022. Abbiamo con la dirigente Ricci. Vi volevo però dire una cosa, se non ci sono altre comunicazioni, che non so se avete visto, io ho fatto un argomento per quanto riguarda la caserma di Coltano, mi piacerebbe vederla qui in commissione, penso che sia il posto migliore per vedere con tranquillità una cosa del genere. Vediamo se arrivano documenti, se arriva quello che deve arrivare. So che il sindaco dovrebbe partecipare a una riunione, ci porterà qualcosa. Noi inviteremo tutti quelli che vorranno di qualcosa qui dentro. Mi sembra il punto migliore per poi preparare anche il lavoro, eventualmente per andare in consiglio. Non so quando e come, perché a questo punto si sa quando e come. Però ecco, mi sembra opportuno dirlo, che noi ci siamo e che il lavoro noi si fa seriamente. Detto questo, niente, non mi dare la parola al dirigente Ricci e ci illustra una cosa. Avete visto l'altare che mi è mandato? Io no, perché è un se vuoi no, se c'è una copia al segretario vi do un'occhiata mentre illustra la dottoressa Ricci. Il bianco e nero, non si legge benissimo, ma insomma. Sì. Dunque, l'operatore Iliad ha presentato una richiesta di posizionamento di una stazione radio per telefonia in prossimità, insomma, a ridosso, immediatamente a ridosso del cimitero di Oratorio. Proprietà comunale, voglio proprietà sperare. Proprietà comunale. No, meno soldi si pigliano voglio pochi. Voglio sperare pochi, del cimitero di Oratorio. È zona di rispetto cimiteriale. Il decreto originario che disciplina le zone di rispetto cimiteriale, Regio Decreto 1934, vietava l'inedificabilità, era inedificabilità assoluta. C'è stata poi una modifica nel 2002, per cui per la realizzazione di opere pubbliche o comunque di interventi ammissibili dallo strumento urbanistico vigente, previo parere dell'autorità sanitaria competente, esatto, è possibile diciamo così, deperimetrare, ridurre l'estensione della fascia di rispetto cimiteriale. Qui non si tratta proprio di ridurre l'estensione perché l'intervento è di carattere puntuale e è immediatamente a ridosso del cimitero. Quindi si tratta di autorizzare nella fascia di rispetto cimiteriale quell'intervento, quindi puntualmente diciamo così deperimetrare l'area, ma è una situazione molto puntuale, come quello lì. Sì, certo, come tutte le antenne sono costituite sostanzialmente da una base di cemento, la famosa platea di cui si parlava ieri, con l'antenna collocata sopra e per questioni di sicurezza c'è un piccolo recinto intorno con una recinzione. L'interpretazione che viene data da recente giurisprudenza sulla fascia di rispetto cimitriale è che anche per la collocazione di un'antenna, proprio alla luce di quelle modifiche che hanno fatto, che dicono per realizzare un'opera pubblica o dare attuazione a un intervento, serva il parere igienico-sanitario e la delibera del Consiglio Comunale. Questo perché
con le ultime modifiche normative, le antenne di telefonia sono equiparate a opere di urbanizzazione. Quindi laddove si dice per realizzare un'opera pubblica o comunque per fare un intervento di interesse pubblico, il Consiglio Comunale deroga. Questa è l'interpretazione che ha dato anche l'azienda sanitaria locale con cui ci siamo confrontati prima informalmente e poi ufficialmente, perché bisogna dire la verità, in precedenza alcune antenne sono state posizionate in zona vincolo cimiteriale, non solo a Pisa, penso dovunque, senza chiedere la deroga. Ora ci sono queste interpretazioni a cui giurisprudenziali 2020, a cui anche la stessa azienda sanitaria fa riferimento, per cui è stato acquisito il parere preventivo dell'azienda sanitaria, che è un parere favorevole, che dice: dato atto che ai sensi dell'articolo 43 del decreto 259, il famoso Gasparri, rivisto con decreto legislativo 207 del 2021, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli articoli 48 e 49 del decreto 259 sono opere di infrastrutturazione assimilate a opere di urbanizzazione, si ritiene di dover derogare ai sensi del comma 7 del decreto 380, quindi sono assimilate a opere di urbanizzazione e quindi si applica la disposizione del Regio Decreto 1934 così come modificata dalla legge del 2002. Quindi parere favorevole. Nel parere viene scritto dell'ASL che è un parere a fini igienico-sanitari e legato alla deroga del Consiglio Comunale, perché poi ci sarà un altro parere, viene detto in fondo, si precisa che per gli aspetti ambientali e di tutela della salute pubblica ci sarà un altro parere che renderanno nella conferenza servizi che è prevista entro il 12 maggio. Il procedimento, perché così, quando uno chiede da un parere... No, poi... però devo dire la verità, lo dico per correttezza anche nei confronti dell'ASL. Allora, dirigente Guerrazzi come sportello unico ha convocato la conferenza servizi. Nella conferenza servizi è stata chiesta la partecipazione, l'espressione del parere urbanistico. Ai fini dell'espressione del parere urbanistico noi abbiamo chiesto il parere dell'azienda sanitaria locale. Guerrazzi aveva separatamente richiesto l'intervento dell'azienda sanitaria entro il 12 maggio alla conferenza servizi. Quindi loro hanno inteso questo parere qui come endo procedimentale del mio parere, l'altro parere come parere formale da rendersi in conferenza servizi. Questa ma conviene che si parla di semplificazioni e questa non è una semplificazione. Vabbè, ma sarà lo stesso. Io convengo, non l'avrei fatto, però questo è quello che... Io ho voluto precisare questo aspetto, perché se no a lettura del parere che viene allegato non è il parere che sarà allegato al gruppo del GTV, no, ma è un parere per la delibera. Sì, se fate la delega, fate la delibera, perché è possibile, siccome, è un parere se interpretativo. Se il consigliere si trova questo parere qui come allegato alla delibera, sembra che sia non completo. Allora è no, non no, completo rispetto al procedimento complessivo, è completo per gli aspetti che ora ci legati interessano. Alla delibera. Ecco, io era per questo l'ho chiarito, sì, se no avrei... Scusa, ma dico una cosa, legato alla salute pubblica, cosa è che è da ancora da stabilire? La questione dell'elettromagnetismo, perché sulle antenne di telefonia che si esprime sulle cioè, questo parere è relativo al vincolo sanitario cimiteriale, cioè ti dicano nel vincolo cimiteriale vi si può fare la deroga, ce lo potete mettere. Poi ci sarà un parere, giustamente, che è legato alle emissioni, cioè con quelle emissioni lì che l'ARPA ti ha detto, rispetto alla tutela della salute dei cittadini che stanno comunque intorno al cimitero. Però il parere, quello delle onde elettromagnetiche, lo dà l'ARPAT, lo dà l'ASL. Ti dà il parere sull'emissione, poi l'ASL dà il parere sugli effetti che hanno sulla salute delle persone quei livelli di esposizione elettromagnetica che quell'impianto dà. Che saranno sempre zero, cioè non ci saranno. Il parere non può che essere positivo. Positivo, perché se no l'ARPAT non darebbe permesso. Se fosse superiore ai limiti di legge, darebbe parere negativo. Però volendo l'ASD potrebbe dire siccome c'è una scuola, siccome c'è un ospedale, siccome c'è bimbetti qui e là, però è così. Beh, allora si levano tutte, non ho capito. Per esempio, faccio un esempio, l'elettrodotto, quello di Barbaricina, rispettava i vecchi limiti di legge.
Però l'ASL ha detto, ma siccome c'è un parere dell'ASL, che siccome c'è limiti di legge, ma siccome c'è la scuola, siccome c'è questa scuola, voi non potete più utilizzare queste tre aule sì, della scuola. Sì, me lo ricordo. E qui, ma dicevamo, ma rispetto ai limiti di legge, uno potete utilizzare. E cosa fai te? E sei dovuto fare la schermatura. C'è stata fatta la schermatura. Sì, me lo ricordo. Nelle tre aule. Sì, sì, sì. Però lì i limiti di legge li rispettava, sì. Sì. Però loro hanno parlato di un obiettivo, una soglia di attenzione, un obiettivo sì, di unità, per queste altre voi non lo dovete utilizzare perché poi. E te cosa fai? Ti fronte a un prendere l'altro, che fai ricorso? No. E a quel punto lì, nell'interesse anche per il principio di cautela, di giusta cautela, perché questi, come diceva sì, no, ma la ricorsa gli, gli effetti non si sanno a lungo termine. Sì, io sono fatto anche un bel lavoro. Sì, sì. Poi hanno fatto le indicazioni con quei triangoli. E quello ha ridotto ulteriormente il pecino con Terna, 100.000 euro. Qui in commissione, sì. Lo ricordate? Sì, c'era anche Marco. Ci detto anche le slide. Sì, sì. Interessantissimo. Sì, sì. Ci spiegò tutto. Ci spiegò bene anche determinate cose sulla distanza che c'è fra le linee. Esatto, perché quello è un intervento di compattazione della linea, cioè sì, avvicinando sì. I cavi fra sì, di loro sì, si sì. Diminuisce il campo sì, elettrico sì. E quindi oppure cosa. Si fa anche l'inversione, laddove però l'inversione la fai se il sostegno è strutturato in un certo modo, certo. Se il sostegno te la userti e quelli rampecchi e lì si fece la compattazione. Sì. L'intervento si fece Terna che era il gestore della linea, sì. Che non era obbligato a fare, infatti si dovette fare una convenzione, infatti pagare. Si parlava anche di alcuni interramenti che era possibile fare. E quindi costano milioni di euro, quindi si va a 1 milione a chilometro, milioni. Per cui milioni. Si convenne che sì. Il esatto. Lavoro poi era stato fatto. Non so se c'è da... No, io vabbè, quindi prendo atto che questa, diciamo, deroga è legata alla possibilità di installare questa antenna e questo forse non è di competenza del dirigente, ecco, mi sembra di capire che il canone che ne deriverà da questa antenna sarà quello previsto dalla legge finanziaria del 2019 per il 2020, cioè 800 euro fisse. Se invece l'antenna fosse stata installata sopra una struttura cimiteriale, essendo una struttura già esistente non si poteva applicare il canone, magari uno negoziava un canone di 5, 6, 7, 8 mila euro l'anno, no? Questo lo dico tanto per dirlo, perché tanto... Siccome la fanno loro, allora siccome però no, se è su un'area pubblica c'è un canone fisico equiparabile al solo pubblico, quello che ci fa perdere 600 800 mila euro di fisso. No, questo io lo dissi già in sede di approvazione del bilancio, dissi, ma quindi vabbè, Pio, questa rientra nell'accordo transattivo, ma cosa dice l'accordo? Dice dove? Individua zona proprio del cimitero. Zona del cimitero. Era una circostazione. Perché zona del cimitero, uno dice te la metti sopra il cimitero, dice il canone. E io ti chiedo 6.000 euro se non te la metti. Ma questo faccio per dire, perché vanno saputo negoziare queste cose, insomma. Quando ritocca a te negozierai. No, io non mi tocca, perché io non credo di venire a farvi il funzionario del comune. Non ne negoziano un assessore queste cose, ne negoziano i dirigenti. No. Non pensa proprio. Assolutamente no. Su questo non abbiamo dubbi. Farà guerra. Sicuramente no. Ci sta accanto. Se ci sono delle abitazioni, forse è la più contenta si trova dentro il cimitero. Io ci vado una volta all'anno. No, io avrò ragione. Ci sono. Vabbè. Se siamo d'accordo, si vota. Mi sembra doveroso perché è lo stesso argomento affrontato ieri. Questa delibera qui, se la guardate nelle date, è la dimostrazione di quello che stavo detto ieri, 30 giorni, perché domanda presentata l'11 febbraio del 2022. È un po' dura tenere con quegli accordi. Conferenza servizi, richiesta di convocazione del 14 febbraio, il giorno dopo la richiesta, la legge dice va convocata entro 5 giorni, 90 giorni, sarà a maggio. E allora? 30 giorni. Tanto loro non fanno niente. 30 giorni non sono rispettabili. No. Loro non partecipano. Vuole essere chiaro, se si ha dei problemi non si va, non si vota. Ma tanto un votano nemmeno l'altra volta, leviamo sulle vie. No, non so se è legale nel senso votare per un altro. No, non si usa. C'era uguale uno legale, uno, due, non si usa. Se lei vota comunque se partecipa al voto, come vota è uguale, si vota oltre o si astiene, se vota basta il voto. Bene.
Allora, mettiamo in votazione? Tanto mi piace votare. No, io ecco, no, prima di mettere in votazione dico questa cosa è fatta, fa parte di questo accordo, vabbè, e noi insomma non siamo già espressi negativamente su questo modo di procedere con l'accordo. Questo lo dico sì, ecco, ma questo accordo sì, se ne è parlato noi, però di cittadino relatorio, Rosana ce ne stanno tirando, io perché poi non vorrei che scoppiasse un altro caso. Quindi l'amministrazione, i cittadini vanno. Però l'accordo è vincola, beh non male, l'amministrazione non è che se un maestro firmato, quindi fossi io. Sto sperando loro la responsabilità di mettere no, quindi noi allora, l'accordo poi io lo dico. Siamo poi, contrari. Cioè, non lo so, non conosco il contesto urbanizzato intorno a questo cimitero, c'è poche case oggettivamente, questo è poi discussione. Però. Non è certo il CEP, però potrebbero, da quei pochi residenti ci sono, a divenire le persone. Ma sicuramente, visto che questa amministrazione sulla zona ha fatto nulla, l'unica cosa che fa è mettere a te. Fuori dal territorio umanizzato. Vabbè, io comunque, siccome non condivido, ormai si è capito, Freppi, che farà garanzia qui, la scrittura fatta con Iliad, e quindi la modalità, e non condivido che non siano formati i cittadini, quindi mi astengo, però si può procedere alla votazione per me. Allora, metto in votazione la deliberamente come oggetto di discussione la comunicazione del vincolo di abilità del cimitero relatorio di Pisa, sensi della legge nazionale 166/2002, proposta del Consiglio numero 16/84/2022. Allora, lavoro. Allora, se la richiede la vota a favore. È la prima volta che vota. Io penso che dal 2018 non può fare. Noi eravamo contrari a questo punto. Va benissimo. Se ne altri No, siamo contrari, diciamo, a tutta l'operazione che aveva fatto. Certamente, abbiamo capito benissimo. È l'accordo con Ilia di nuove sei postazioni. Siamo in disaccordo con quanto va questa amministrazione, tutte le volte le scelte che poi sul territorio non sono mai condivise con i cittadini che erano all'oscuro di tutto ciò. Inoltre, per quanto riguarda il territorio di Oratorio, questa amministrazione ha fatto determinate promesse, che adesso non si è fatto alcuna opera, 4 anni dalla vostra insediatura. Ma è giù, dice il Fontanella di Guardatella. Sì, diciamo, arriverà anche un Fontanella, arriva un appagamento, viene fatta un'antenna, mi sembra, quindi diciamo che sono stato guadagni per altri e non per il quartiere, il nostro voto può essere che allora, PD. Allora, chiamo nomi, è un ciò alla lista, comunque. Bravo, bravissimo, ragazzi. Allora, io sono favorevole. Azzarà è un ancora arrivato. Barbuti, favorevole. Favorevole. Biondi, contrario. Poi Dini, astenuto. Poi abbiamo Punzo, favorevole. E poi abbiamo Todai, non c'è. Trapani, delegato Sefogli, contrario. Allora sono 3 favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. Benissimo. Oggi siamo stati veloci. Allora, ringrazio tutti anche della disponibilità registrata. Okay. Poi tanto ne riparleremo sicuramente in consiglio. Appunto. Va bene, grazie a tutti.